Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi parlo dei prodotti terminati nell'ultimo periodo. Allora, parto con dei prodotti per i capelli. Allora, inizio col parlarvi di un set che mi era stato omaggiato tempo fa dall'azienda. Sto parlando di Elgon, la linea Imagea e il set che ho utilizzato è questo qua, composto da shampoo, balsamo e un pre-shampoo che poi in realtà è uno scrub per il cuoio capelluto. Di questa linea avevo utilizzato anche la maschera per capelli che mi era piaciuta molto e devo dire che anche questi prodotti mi sono piaciuti parecchio. Allora, questo è uno scrub che ho utilizzato appunto ad ogni lavaggio. Mi è piaciuto, ma ecco, un prodotto di cui si può fare anche a meno, mettiamola così. Lo shampoo e il balsamo mi sono piaciuti molto, abbastanza liquidini. Lo shampoo lava molto bene i capelli, li lascia belli puliti, morbidi e il balsamo andava a districare veramente molto bene senza appesantire il capello. Devo dire che quando ho utilizzato questo trio di prodotti, nel periodo appunto in cui l'ho utilizzato, i miei capelli rimanevano puliti per molto più tempo. Ho dei capelli molto fini e tendenti al grasso, anche se dipende un po' dal periodo, sono diciamo normali barra grassi, dipende un po' dal periodo, però con questi prodotti, appunto, ripeto, mi duravano per molti giorni puliti. Un paio di 12 mesi, stavo guardando se c'erano delle certificazioni particolari, ma non mi sembra di vederlo. Comunque la linea, quella green di Elgon, e sono assolutamente promossi. Poi, per quanto riguarda invece il corpo, ho terminato quest'altro prodotto, anche questo mi era stato omaggiato, mi sembra all'ultimo Sana. Sto parlando di questo bagno doccia profumato di Elan. Questo qua è quello delicato, con centella asiatica, rosa canina, proteine di mandorle dolci per corpo e capelli. Io l'ho utilizzato solamente sul corpo. Devo dire che mi è piaciuto molto. Questi bagnoschiuma di Elan mi ricordano molto quelli dell'erbolario, una linea di appunto bagno doccia molto profumati, buoni. Sono più che altro da utilizzare. Io li utilizzo come se fossero un po' una coccola, quindi non li vado a utilizzare tutti i giorni. È un gel molto denso, con la spugna fa tantissima schiuma, ne basta pochissimo, non secca la pelle, un buon prodotto, la profumazione molto femminile, veramente buona, mi è piaciuta parecchio. Sempre per il corpo ho terminato della Saponaria, linea succo di fiori, iris e zenzero, questo qua, questo detergente corpo revitalizzante. Questa linea mi piace molto. Bagnoschiuma, sia questo che l'altro, mi sembra sono due, hanno una profumazione spettacolare. Lavano molto bene la pelle, non la vanno a seccare, fanno una buona schiuma e mi piacciono molto. La crema della stessa linea con la stessa profumazione di questo, invece, non mi piace per quanto riguarda la profumazione. È una buona crema idratante, ma la profumazione proprio assolutamente no. Mentre nei bagnoschiuma è buonissima, quindi io questi bagnoschiuma schiuma ve li consiglio. Le confezioni sono di bioplastica, sono prodotti vegani e niente, sono buonissimi, ne basta poco, super consigliato. Per quanto riguarda le mani, ho terminato l'ennesima confezione di sapone liquido disinfettante Fresh and Clean, ormai utilizziamo sempre questo e in casa ci troviamo bene. E poi ho utilizzato questo qua invece del marchio Yes Natural All Bio, e questo qua è il sapone per le mani alle agrumi, certificato IAB e vegan, 500 ml, preso al Tigotà. Non è testato su animali e niente, mi è piaciuto, un buon profumo fresco, lava bene le mani, non le va a seccare, non fa tantissimissima schiuma, però comunque è un prodotto molto molto valido. Poi ho terminato, vabbè, queste salviettine Kiko che utilizzo per mille cose in casa, ma una confezione di salviette mi dura veramente tanti tanti mesi perché non
non le utilizzo con così frequenza. In ogni caso, queste mi piacciono perché, anche se hanno questa apertura scomoda, rimangono imbevute fino all'ultimo. Poi, terminato un sapone intimo, questo qua Chili Delicato, freschezza e sensibilità, buono, questo mi è piaciuto, mentre l'altro, quello freschezza, assolutamente no. Questo è buono, ma aveva una profumazione molto 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 maschile, sembrava un po' tipo il di annusare il Badedas, comunque buono, mi è piaciuto. Per le mani invece ho terminato questa crema al papavero e melograno di Maternatura. È la seconda confezione che acquisto. La prima la trovai tanti anni fa in una box, mi era piaciuta, ma mi piacque più che altro tantissimo per la profumazione. L'ho ricomprata, devo dire che la profumazione è buona, ma non mi ha fatto impazzire come l'altra volta, quindi non so se è cambiato il mio gusto oppure se hanno cambiato un pochino la formulazione. In ogni caso è una buona crema, si assorbe in fretta, adattissima per il giorno e anche questa vegan ok, certificata IAB. Comoda perché questa confezione è abbastanza piccola, da 40 ml si può mettere nella borsa, e assolutamente consigliata. Poi ho terminato varie mini taglie. Allora, parto con il balsamo per capelli di Balea, questo qua è quello Winter che mi è piaciuto moltissimo, l'ho trovato in un calendario dell'avvento, ma credo si trovi durante l'inverno in edizione permanente, mi è piaciuto molto. Poi ho terminato questo burro piedi di Balea, molto nutriente, anche questo buono. Poi ho terminato questo gel detergente al tè verde di Alverde, anche questo mi è piaciuto. Poi ho terminato due gel doccia, uno di Alverde e uno di Balea, anche questi buoni. Questi gel doccia più o meno diciamo sono tutti uguali, cambiano un po' le profumazioni, però sono molto valide. Poi ho terminato questa crema corpo all'uva di Fisionatura, è una buona crema, la profumazione di questa crema non mi ha fatto impazzire particolarmente, però comunque idrata molto bene la pelle e non va a ungere eccessivamente e quindi comunque mi è piaciuta. Ho terminato l'ultimo, meno male, poi non ne ho più, mini taglia di dentifricio dell'Himalaya, questo qui Complete Care, buoni, mi sono piaciuti molto tutti questi vari dentifrici in versione mignon. Poi ho terminato i cotton fioc di Tiger, questi qua sono in bambù, 200 stick, costano 1 euro, ve li consiglio perché intanto non inquinate, o almeno inquinate meno dei classici bastoncini per le orecchie, costano pochissimo e quindi mi sembra tipo la terza confezione che acquisto. Ora sto utilizzando quelli che mi aveva regalato Giulia per Natale e poi andrò sicuramente di nuovo ad acquistare questi qua. Poi, piccola segnalazione, ho terminato questa vitamina C masticabile di Equilibra, esiste in confezione così da 30 capsule oppure nella confezione più grande, le ho acquistate al DM ma si trovano un po' ovunque, ve le segnalo perché hanno un buonissimo sapore, non sempre le compresse masticabili sono buone, queste sì, veramente molto buone, e visto che a me non piacciono le cose da sciogliere nell'acqua, se anche voi avete dei problemi come me, queste ve le consiglio, hanno un buon sapore. Ed infine ho finito un po' di campioncini perché sta andando avanti il mio smaltimento campioncini, non ne voglio più, ne ho tantissimi e sto cercando di terminarli tutti. Allora, intanto ho terminato i due bagnoschiuma del bouquet d'argento dell'erbolario, questi qua me li aveva dati Giulia, mi piace moltissimo, ho anche la full size di questo prodotto, non mi piace la crema corpo e il profumo perché hanno una profumazione fortissima che quasi è stucchevole, mentre la crema corpo a me, il bagnoschiuma a me piace molto. Poi ho terminato anche un campioncino dell'erbolario, però linea Lilla Lilla, anche questo non male, un profumo molto femminile buono. Poi ho terminato questo scrub shampoo per i capelli di Davines, che sinceramente non mi ha fatto impazzire. Poi ho terminato due, mi sembra, aspettate che li cerco, uno, due, tre campioncini di Elan, linea Fior di Talco, di bagnoschiuma, buonissimo, una buonissima profumazione, un buonissimo prodotto, straconsigliato.
Poi ho terminato sempre di Elan, bagno schiuma, bagno doccia, rivitalizzante corpo e capelli, questo qua agli agrumi che è spettacolare, una profumazione buonissima. Poi ho terminato Racconti Fioriti, sempre di Elan, bagno doccia, anche questo molto buono, una profumazione un pochino più maschile ma buonissima. Poi, sempre Elan, sempre bagno doccia, questo alla melagrana, anche questo ottimo. E questo qua, Ninfea, buono ma non mi ha sconfinferato molto la profumazione. E poi questo qua, tonificante, energizzante, melograno e vita rossa, ma mi è piaciuto di più l'altro che vi avevo mostrato, questo. Questo secondo me è più buono. Ed infine il campioncino di bagno doccia per pelle vellutata di Officina Nature, anche questo molto molto buono. Bene, quindi il video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!